Ciao a tutti ragazzi, qui è Saidonia e benvenuti in un nuovo video approfondimento sull'attualità di Pokémon. L'uscita di Pokémon Spada e Scudo, datata ormai oltre 3 mesi fa, è stata uno dei periodi più turbolenti di cui il franchise abbia memoria dal 1996. A qualche settimana dall'arrivo dei giochi sul mercato, i titoli sono stati bombardati da leak d'ogni tipo, da immagini di Pokémon d'ottava generazione pubblicati su 4chan a foto della guida ufficiale con forme Gigamax ancora non rivelate, fino ad arrivare addirittura a streaming integrali ed illeciti del gioco su Twitch che hanno mostrato a tutto il mondo l'intero gameplay di Spada e Scudo e che hanno mostrato le meraviglie di Zamazenta che gira su se stesso e tante altre belle cose non proprio graditissime. Che i leak sui giochi Pokémon si concentrino a poche settimane dalla loro uscita non è nuova cosa. Se ricordate, ai tempi di Pokémon Sole e Luna e Ultra Sole e Ultra Luna, i giochi addirittura sono leakati nella forma di copie pirata uploadate online e messe alla mercé di tutti coloro che possedevano un Nintendo 3DS modificato. Andando ancora indietro, ai tempi di Pokémon X e Y furono tante le immagini di Pokémon di sesta generazione trapelate prima dell'uscita dei giochi, da Greninja o Lucia a Zygarde. La più grande differenza però tra ieri e oggi è la risposta di Nintendo. Un paio di settimane fa, in un comunicato stampa diffuso in tutto il mondo, Nintendo ha dichiarato di aver individuato alcuni dei leaker responsabili di questi post. E non si è limitato solamente ad una dichiarazione di intenti. La grande N, per la prima volta nella storia, punta il dito dritto verso i colpevoli. E nel comunicato stampa, infatti, ci viene rivelato che alcuni dei leaker proverrebbero dalla testata webzine portoghese F-Nintendo, nella persona, ovviamente, di uno dei suoi recensori, quello in possesso della copia anteprima di Pokémon Spada o Scudo. F-Nintendo, capito? Come fuck Nintendo, oppure F per Nintendo perché vi abbiamo leakato la roba, oppure F per il sito F Nintendo perché avere una causa contro The Pokémon Company equivale più o meno ad avere puntati 45 fucili da cecchino sulla testa mentre tu ti difendi con un coltellino svizzero rotto. Se è vero che Nintendo per la prima volta utilizza il pugno duro nei confronti dei leaker, non è altrettanto vero che questo è un unicum nel mondo della storia dei videogiochi. Nel 2018 il sito Trusted Reviews è stato multato dalla Take-Two per oltre $1.300.000 per aver rivelato alcuni leak su Red Dead Redemption 2. Questo è un video serio, ve lo assicuro, però mi fa ridere che il sito Trusted Reviews, reviews di cui ti puoi fidare, non ti puoi fidare un cazzo, hanno leakato tutto. E continuo questo treno a metà fra l'ironia e la realtà, perché la notizia sulla multa di Trusted Review viene da Kotaku, la stessa Kotaku che nel 2007 era stata minacciata di una multa da Sony Entertainment of America, dato che aveva a sua volta pubblicato dei leak sul sistema PlayStation Home, che sarebbe stato di lì a poco rilasciato sull'allora console PlayStation 3. Oggi questa stessa storia si ripete con attori, Nintendo da una parte e i leaker portoghesi, anzi il leaker portoghese dall'altra. Come mai proprio F-Nintendo è stata individuata come colpevole dei leak? E qualcuno dovrà pagare davvero una multa a 151 zeri? Lo scopo del video sarà proprio quello di darvi un approfondimento su tutto ciò che è successo nella storia dei leak di Pokémon Spada e Scudo, dandovi un vero e proprio approfondimento fattuale e legale della vicenda con qualche commento personale. Partiamo dal principio. Eravamo a Lucca Comics 2019, io e Chiara, quando su 4chan cominciano a venire pubblicati una serie di immagini ritraenti dei Pokémon di ottava generazione, tra i quali Tuokei, Drizzle e Nikit. Mentre il mondo si sta chiedendo se queste immagini siano vere oppure dei fake, io e Chiara sappiamo benissimo che si tratta di Pokémon realmente esistenti perché avevamo già giocato il gioco, e quindi ci siamo aspettati che di lì a poco la cosa cominciasse a divenire più grande, e così è stato. Su un server di Discord privato, qualche giorno dopo cominciano a venire pubblicate delle foto della guida strategica ufficiale di Pokémon Spada e Scudo, sulla quale erano state presentate alcune forme Gigamax non rivelate, come quella di Machamp. Queste immagini ben presto da Discord passano su 4chan e gli utenti si cominciano a rendere conto che le informazioni sono troppe e troppo dettagliate per potersi trattare di falsi. Ecco allora che alcune testate online come CCN.com cominciano a titolare con degli articoli belli corposi, quali sono leakati gli starter di ottava generazione e ragazzi fanno proprio cacare. Il giornalismo, quello proprio bello, quello che dà le opinioni fondate. Tu fai cacare, non Rillaboom, che vuoi?
Dopodiché, in ultimo, arriva la goccia che fa traboccare il vaso, ovvero lo streaming su Twitch di un canale portoghese che comincia a streamare l'intero gameplay di Spada e Scudo. E a poco serve il fatto che la piattaforma ogni 3-4 ore bannasse il suo canale, perché l'utente è andato semplicemente a creare dei nuovi canali sui quali continuare questo streaming, finché alla fine è riuscito a streamare l'intero titolo. Il risultato è che in pochi giorni Pokémon Spada e Scudo sono divenuti di dominio pubblico, anche se non giocabili da tutti. E quindi l'elemento sorpresa è rimasto preservato solamente negli utenti che, volenterosi di non rovinarsi il gioco, hanno cominciato a fare i ninja fra i vari leak in circolazione. Il 15 di novembre, infine, i giochi escono sul mercato e il turbinio di leak ha causato una reazione violenta al day one da parte di alcuni fan, che si è consumata nel review bombing su Metacritic da una parte e dall'altra nell'hashtag su Twitter GameFreakLied. E questo principalmente per via dei modelli 3D riciclati e delle animazioni non proprio curatissime. Solitamente la storia si dovrebbe concludere qui: i giochi escono sul mercato, quel che è leakato e Nintendo e The Pokémon Company passano poi semplicemente ai progetti successivi, futuri, agli annunci dei nuovi titoli. Ma così non è stato. Il 25 novembre Forbes, testata di fama mondiale, mette nuovamente luce sulla questione. Chi ha leakato Pokémon Spada e Scudo? The Pokémon Company vuole catturarli tutti. Così Thomas Brewster, autore del pezzo, titola il suo articolo. Nell'articolo viene esplicitato che The Pokémon Company ha depositato una denuncia presso il tribunale di Seattle, dove ha sede l'azienda, con una querela verso ignoti il cui intento è quello di punire la lesione della proprietà intellettuale dei segreti commerciali di The Pokémon Company messi alla mercé di tutto il mondo. E il documento, in quanto appunto causa verso ignoti, è pubblicamente consultabile, quindi mi trasformo in Sidonia Wright nel mio alter ego avvocato e vi voglio dare un approfondimento tecnico su quello che troviamo all'interno del documento. Come potete vedere, la causa è stata imbastita da The Pokémon Company, dallo studio legale Perkins Coie, uno dei più grandi al mondo, all'attenzione di John e Jane Doe. Non si tratta di individui realmente esistenti, ma è la nomenclatura legale che viene attribuita agli ignoti, a coloro dei quali ancora non è nota l'identità. L'equivalente americano dei miei Johnny Bigonni, Gino Cazzablini, Jack Splanksplock. Jack Splanksplock è più bello. Giusto, causa chi ha Splansplock, Jamfrock Neck. Nell'introduzione del documento gli avvocati mettono subito una cosa in chiaro, sulla quale ritengo necessario soffermarci. The Pokémon Company è detentrice, ufficiale ed unica di tutti i suoi segreti commerciali, che hanno un valore economico specifico. I segreti commerciali, tutelati in America come in Italia o nel resto d'Europa, sono una forma di proprietà intellettuale inerente ad un business economicamente rilevante. Tale proprietà intellettuale viene tutelata nel suo rimanere segreta attraverso numerosi sforzi sia lavorativi che economici, e la stessa proprietà intellettuale di per sé ha un valore economico, anche se inquantificabile. Fuori da ogni tecnicismo cerco di spiegare che cosa significa questa prima parte. Mantenere un segreto di per sé per un'azienda è già un frutto del proprio business, e questo vale in generale quando si parla di cinema, di arte, di musica o di videogiochi. Un trailer Pokémon è il tipico esempio di proprietà intellettuale che si cita nel documento legale. Un video che mostra per qualche minuto i contenuti di un gioco ha un duplice valore di profitto. Il primo è chiaramente per ciò che mostra, quindi il giocatore, il consumatore, guarda il trailer e dice: wow, è bellissimo Cramorant, voglio comprare il gioco per sputare i pesci in faccia alla gente, e quindi preordino. Ma è anche vero che, paradossalmente, il secondo valore economico del trailer sta in ciò che mostra, che non si vede. Acquisto il gioco perché così posso finalmente scoprire se Rose è davvero il cattivo di Spada e Scudo, se la Dynamax è veramente un'energia che si propaga nel sottosuolo di Galar, se il gioco veramente terminerà con un raid con Zacian e Zamazenta contro Eternatus. Merda, cercano me. Sono tutte le mie teorie. Stacca, 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 stacca. Scherzi a parte, immagino sia la palissiana la differenza tra un leak e una teoria. Una teoria si muove nel campo della speculazione, ed è proprio ciò che vuole la software house, che i fan si scervellino nel comprendere quali saranno i nuovi Pokémon e le nuove situazioni che andranno a vivere in un nuovo gioco, perché la speculazione desta interesse e curiosità e fa parlare genuinamente del titolo. È la tecnica utilizzata da Hideo Kojima, per intenderci. Il game designer lancia indizi sui suoi
suoi giochi sparsi e sconnessi e lascia ai fan il compito di unire i puntini. E molto spesso è proprio questo buzz mediatico di fan che condividono trailer, che guardano come il trailer 1 combaci con il trailer 2, che aumenta l'interesse e l'hype sul titolo. Interesse significa curiosità, curiosità significa voglia di saziare questa curiosità, quindi acquisto e profitto. Un leak invece è qualcosa di diverso, perché serve la verità nuda e cruda sul piatto. Quest'azione rimuove sul nascere quella curiosità sulla quale le software house vogliono fare perno per incentivare l'acquirente a comprare il gioco. E intendiamoci, ragazzi, prima che mi diciate: ma i leak hanno fatto bene perché mi hanno fatto vedere che le animazioni fanno schifo e quindi non l'ho comprato. C'è una differenza tra cattiva pubblicità e necessità di tutelare la proprietà intellettuale. Quando ci hanno venduto Pokémon Ultrasole e Ultraluna, ce li hanno venduti anche facendoci sperare in un'esplorazione dell'Ultra Megalopoli. Noi abbiamo immaginato che fosse una reale mappa, quando in realtà era solo un corridoio di merda con un ascensore di merda, che mi fa venire in mente solamente insulti alle madri dell'Ultra Pattuglia. Il trailer sull'Ultra Megalopoli era un esempio di buona pubblicità? Assolutamente no. Il trailer sull'Ultra Megalopoli era un esempio di sacrosanto diritto di sfruttamento dei segreti commerciali di un'azienda? Assolutamente sì. Il mezzo è sempre corretto ed è giusto difendere. Poi, ovviamente, il fine con il quale lo si usa sta alla volontà e alla morale delle aziende. Negli anni spesso vi ho menzionato come, secondo me, The Pokémon Company costruisse ad hoc dei trailer per destare la curiosità dei giocatori su Pokémon, non solo andando a canalizzare l'interesse sul gioco, ma anche di converso togliendo la loro attenzione nei confronti degli altri tanti titoli presenti sul mercato. Mi fa piacere aver avuto ragione, perché nel quarto punto del documento legale della causa di Seattle leggiamo proprio questo. Gli avvocati infatti ricordano che c'è un valore nel la segretezza, dato che con migliaia di giochi che ogni anno escono sul mercato, The Pokémon Company crea appositamente dei trailer per destare interesse su Pokémon e solo su Pokémon, creando quella situazione nella quale tutti quanti ci cominciamo a chiedere chissà quanti Pokémon ci saranno, chissà quanto sarà grande la regione, chissà se il leggendario avrà questa o l'altra storia. È lo stesso motivo, per intenderci, per il quale Masuda fa lo gnorri quando l'ho intervisto, per proteggere questa proprietà intellettuale. Quando i leaker condividono informazioni, cito testualmente, minano il duro lavoro con il quale The Pokémon Company ha cercato di incentivare questo senso di curiosità. E anche in questo caso, signori, non ci sono santi che tengano. La ringa sta in piedi, che se ne dica. Al di là di chi possa pensare che i leaker siano stati una manna dal cielo perché hanno permesso di scoprire prima del tempo che Zamazenta è un Beyblade, un leak di questo tipo manda a monte una catena di lavoro progettati e pagati. Pianificare una campagna marketing, decidere quanti trailer avrà e cosa avranno al loro interno, ha un costo, delle persone ci hanno lavorato. Creare un trailer ha un costo, delle persone ci hanno lavorato. Fare una scelta su cosa mostrare di un gioco e cosa no è un costo, perché qualcuno dovrà averlo pur pensato, e un leaker che spiattella tutto il gioco prima dell'uscita sul mercato rompe questa catena e rende inutile il lavoro delle persone e i costi sopportati da The Pokémon Company. Anche io nel mio piccolo lavoro così, quando arriva un nuovo video teoria, come per esempio Umani, vi pubblico dei post criptici sulla pagina di Saidonia, delle immagini, ma non vi vado ovviamente a spoilerare il video. Così si crea entusiasmo, sorpresa, e tutti quanti vi collegate guardando il video per scoprire quale sarà la congettura del momento. Ma se liccasse il copione di un mio video, questa cosa verrebbe ammazzata, tutti quanti si collegherebbero online su YouTube già sapendo dove vado a parare. Anche se non credo che questa sia una cosa possibile, perché i copioni sono lunghi 70-80k di caratteri, quindi chi cazzo c'ha voglia di leggerli, so salvo. Il documento poi prosegue dicendoci che The Pokémon Company ha varie forme di controllo per tutelare la segretezza delle proprie idee. Abbiamo controlli sui background delle vite dei dipendenti, controllo sui file presenti nei loro uffici, nei loro computer, server criptati con password e username, a meno che Zamis Clark non li hackeri, e accesso ristretto agli uffici con dei badge specifici. E di questo ve ne posso dare la certezza, perché io e Chiara siamo stati in The Pokémon Company due volte, nel 2018 e nel 2019. In entrambi i casi entrare o uscire da una porta richiedeva sempre la presenza di un dipendente dell'azienda, che con questa sua carta magica apriva e chiudeva le porte. Piaceva dirlo così.
E ho appena capito adesso che la Sylph SPA è basata su questo, è per questo che c'è l'apriporta, perché loro si sentono in prigione, poveri cristi, esorcizzano questa loro vita fatta di badge e di porte che non si aprono. Anche se nella prima generazione non avevano gli uffici, quindi credo ci fosse il padre di Satoshi Tajiri che tipo faceva parola d'ordine. Bussata magica. Parola d'ordine. Dopo una rassegna dei vari posti incriminati, il documento termina con la richiesta di risarcimento, che reggetevi forte, non è piccolina. The Pokémon Company chiede A. un risarcimento economico per i danni subiti. B. pene per i leaker che hanno commesso degli illeciti. C. le spese legali per gli avvocati. E The Pokémon Company ha assoldato per questa causa lo stesso studio legale che segue Google. D. ogni altra pena che riterrà opportuna la giuria. Ed ecco che tutto a un tratto l'1.300.000 dollari di multa preso da Trusted Reviews, si trasti il cazzo, per Red Dead Redemption 2 non sembra una cifra poi così campata per aria. F Nintendo. Ma proprio F. L'obiettivo iniziale di questa mozione legale, in primis, è quello di risalire all'identità dei leaker, innanzitutto richiedendo a Discord e 4chan l'identità dei poster in questione. E voi vi starete giustamente chiedendo: ma com'è possibile risalire all'identità di questi cristiani se Discord e 4chan di per sé garantiscono l'anonimato? Possibile in realtà risalire, come se è possibile. La board anonima, per definizione, si chiama così perché quando si posta su siti come 4chan la propria identità non è pubblicamente riconoscibile, ma è pur vero che dei dati di navigazione come l'IP vengono registrati e immagazzinati dai possessori di questi siti o servizi. Ora, questi dati non sono consultabili anche dai proprietari dei siti in una condizione di normalità, perché chiaramente c'è una legge sulla privacy che vale praticamente in tutto il mondo e che tutela gli utenti dall'essere identificati dai proprietari dei siti sui quali navigano. Ma se questo è vero, è anche vero che qualora ci sia una causa in atto che prevede la presenza di alcuni sospettati su determinati siti, se il giudice lo ritiene opportuno, quei siti dovranno, saranno obbligati a fornire l'identità dei poster e quindi a cercare nei loro database. Tanto per capirci, dopo una serie di post pedopornografici su 4chan nel 2010, il 19enne Ali Saad è stato arrestato per pedopornografia e minacce di morte su 4chan, con tanto di raid dell'FBI a casa. Quindi esatto, anonimato, ma fino a un certo punto, perché voi potete pure postare le boiate su 4chan, ma quando a qualcuno girano i coglioni perché magari avete insultato troppo una persona o avete commesso un vero e proprio reato, basta arrivare in un tribunale, basta avere l'approvazione di questo tribunale e vi vengono a pigliare a casa. E succede anche per cose molto meno gravi della pedopornografia. Nel 2011 il signor Matthew Riskin-Bean è stato arrestato banalmente per cyberbullismo, anzi condannato a 45 giorni di prigione. Il 15 dicembre, circa 20 giorni dopo l'articolo di Forbes, il sito newsweek.com conferma che Discord è stata contattata dal tribunale e ha fornito l'identità di alcuni poster dei leak di Spade e Scudo. 4chan non ha commentato al riguardo, ma immagino che l'esito sia stato identico, dato che nel momento in cui un giudice ti bussa alla porta e ti dice: ehi zio, mi devi dare l'IP di quel tizio là perché è ricercato, se tu ti rifiuti diventi automaticamente complice. 4chan è ancora online, quindi direi che gliel'hanno dati. Ed ecco che il cerchio si chiude. TPCI deve essere arrivata all'identità del recensore di FNintendo, quindi è FNintendo, e da lì il comunicato del quale abbiamo parlato a inizio video e il dito puntato contro questa realtà, anche se immagino che sia una delle tante, perché trovo improbabile che dei tanti leak visti a novembre tutti quanti siano riconducibili a una sola e singola persona. Ora che i fatti sono chiari, voglio concentrarmi su un punto fondamentale da approfondire. Questa storia come primo punto cruciale il fatto che il colpevole non sia il figlio del negoziante che ha preso di sgamo il gioco prima del tempo, l'hacker che è entrato nei server di Nintendo e ha scaricato l'exe di Spade e Scudo, o altre amenità fantasiose che ci piace immaginare quando accadono cose come queste. Si tratta di un recensore, si tratta di un professionista o comunque presunto tale, una persona che ci lavora con i videogiochi e che accetta di provarli in anteprima firmando dei contratti che lo obbligano a non rivelare certe cose fino alla scadenza dell'embargo. Ogni volta che noi compiamo una recensione come quella uscita ieri di Mystery Dungeon su EveryEye.it, firmiamo anche noi questi contratti che, se violati, comporterebbero probabilmente l'arrivo di Nintendo e The Pokémon Company qui alla porta di casa con un ariete a forma di pene per sfondare meglio la porta.
È bene sottolineare fin da subito che recensire un gioco non è un lavoro banale, da prendere alla leggera o sotto gamba. Quei segreti commerciali che The Pokémon Company menziona nel documento legale e che si sforza tanto economicamente e non a tutelare, ad un certo punto della catena di montaggio dell'uscita dei giochi passano fra le nostre mani, vengono consegnati a noi e siamo noi gli ultimi detentori di questa proprietà intellettuale e noi gli ultimi a doverla portare in salvo fino in fondo all'uscita del gioco. È chiaro che anche un canale come il nostro parli di leak, ma immagino comprendiate la forte differenza tra fare un video su un post di 4chan come l'Affleck Leak, un post scritto, la cui veridicità può essere intuita ma mai comprovata, e streamare in anteprima un gioco ancora non uscito, che non lascia ovviamente spazio al dubbi sui suoi contenuti. Nel primo caso non si fa che fare il gioco della software house, si aumenta la curiosità sul fatto che esista un Eternatus e ci si chiede chissà com'è fatto, se è davvero il cattivo, che c'entra con Zasian e Zamazenta, si parla del gioco e si aumenta l'hype. Dall'altra parte si ammazza l'hype perché il gioco è già lì davanti a voi prima ancora di poterlo comprare. Ma la verità, ragazzi, è una. Se comprendo bene gli intenti attuali di The Pokémon Company di mostrare il pugno duro e salvaguardare la sua proprietà intellettuale, mal comprendo invece come si possa essere anche solo arrivati a questo punto. Perché a mio avviso nel documento del tribunale c'è scritta una minchiata colossale di proporzioni mastodontiche, dynamaxiche, gigamaxiche, grandi! Non è vero che The Pokémon Company prende ogni forma di tutela nei confronti dei suoi segreti commerciali. No, non lo fa ed è sotto gli occhi di tutti. Perché ok, metti i badge e la gente non entra negli uffici, ok, vai a criptare i file sul computer, ma poi non ti rendi conto che il lavoro della recensione è un lavoro molto delicato, che deve essere svolto da professionisti qualificati, e quindi finisci a far arrivare una copia a FNintendo, un sito molto piccolo, amatoriale e assolutamente non in grado di gestire un lavoro del genere. L'errore sta proprio in questo: i giochi liccano per questo modo di fare, questo approccio che alcune software house hanno, iper inclusivo, secondo il quale tutti devono avere un'opportunità di lavorare con tutto, anche le realtà più piccole e quindi potenzialmente più inesperte e incaute. Andiamo in caserma, ok? E sia al militare che sta da 15 anni nelle trincee, sia allo stronzo che si è messo oggi la mimetica, diamogli un mitra! Poi se quello si spara nei piedi fai: coglione! È lui, lui è il cretino! Saidonia sta forse dicendo che quindi le realtà più piccole non vanno supportate dalle software house? No. Sto dicendo che c'è una differenza, c'è un confine tra mostrare la prossimità alle community, far lavorare le piccole testate con editoriali post uscita dei giochi, recensioni di titoli meno importanti quindi meno delicati, e dare in mano a FNintendo la catacaspita di copia anteprima di Pokémon Spada e Scudo, uno dei titoli più attesi dell'anno. Perché la verità, ragazzi, è questa: è che avranno dato la copia a FNintendo, sarà finita nelle mani di un fan Pokémon magari giovanissimo, che per un barlume di gloria, per 2 minuti di fama, ha combinato tutto quanto questo macello. E ci sta, ragazzi, perché probabilmente da giovane l'avrei fatto anch'io. Immaginatevi avere 18 anni e in mano un gioco che l'intero mondo sta aspettando. È il minimo che ti venga la curiosità, ti prudono le mani, di dire al tuo migliore amico che hai visto Rillaboom ed è fighissimo, quindi glielo screenshot. Solo che poi il tuo amico la posta su 4chan, la screenshot, e tu ti trovi una causa di The Pokémon Company e recensisci il prossimo gioco sotto un ponte. Ci sta, può succedere. La stessa situazione, per intenderci, non potrebbe accadere nel mio caso. E non perché sono un santo, anch'io avrei voglia di condividere certe cose, ma non posso farlo perché creerei delle reazioni a catena devastanti. Il giorno in cui prendo la foto di un Pokémon e la pubblico online e risalgono a me, io chiudo il canale, il mio business è finito, il mio lavoro è finito e me ne dovrò cercare un altro. Every Eye chiude, e con lui probabilmente anche la serietà di Nintendo Italia. Quando ci sono tante responsabilità in gioco se ne sente il peso, quando invece le realtà sono amatoriali, hobbistiche, tutto viene preso alla leggera e quindi ti rendi conto della gravità delle cose solo troppo tardi. Ecco perché non riesco, nonostante tutto, a prendermela in direttissima con il leaker. Me la prendo piuttosto con la divisione portoghese di Nintendo, che senza pensarci 2 volte ha dato un titolo così delicato in mano ad una realtà amatoriale.
Date un'occhiata al sito FNintendo. Le loro recensioni mi fanno tenerezza perché si vede che sono fatte da ragazzi che vogliono dare tanto, ma che non sanno ancora realmente cosa stanno facendo. Sono piccolissime, sono grandi al massimo 2000 caratteri, e una recensione professionale tendenzialmente è 10 volte più grande. Non c'è nulla di male nell'avviare un sito, trattare le cose come un hobby e vedere come si evolvono. Il problema non sta nel fatto che FNintendo sia una realtà piccola, sta nel fatto che una realtà piccola abbia ricevuto una bomba a mano come "ecco, tieni spada in anteprima". Ragazzi, parliamoci chiaro, questo canale ha fatto la sua prima recensione di un gioco Pokémon prima della sua uscita quest'anno, con Pokémon Spada e Scudo. Ci abbiamo messo 4 anni ad arrivare a questo punto, e ci sta, è il giusto decorso delle cose. Il Saidonia del 2015 non sarebbe stato assolutamente in grado di gestire una situazione del genere. Dando ancora una volta un'occhiata ai lavori di FNintendo, stavolta scandagliando il loro canale YouTube, possiamo renderci conto di come i loro lavori, seppur con tanto impegno, siano appunto di ragazzi che hanno un hobby e non un lavoro. In questo video, che è stato registrato nell'equivalente portoghese del Milan Games Week, uno dei redattori di FNintendo intervista il direttore del marketing di Nintendo Portogallo, il loro Massimo Bullo, per intenderci. Massimo Burrito. Guardalo, guardalo, quella faccina, mentre pensa: cazzo, gli ho dato la copia, e se finisce a merda, è finita a merda, zio. Lo dico senza peli sulla lingua. Il leaking di Pokémon Spada e Scudo, a mio avviso, è avvenuto per la volontà di Nintendo Portogallo di affidare le copie recensioni a quante più testate possibili, anche le più piccole, con la speranza che più se ne parla, più probabilmente si vende. Le mie sono solo supposizioni, anche se fondate, perché faccio parte di questo settore lavorativo, quindi non prendetele come una certezza, ma credo di poter immaginare che cosa sia successo. Il Portogallo non ha grandi realtà giornalistiche in tema videoludico, e quindi la scelta locale deve essere stata quella di passarlo a chiunque volesse fare una recensione, per tenere il passo magari con le altre nazioni nel resto d'Europa. Anziché però scegliere intelligentemente queste testate e magari limitare l'assegnazione di copie e recensioni solamente a quelle che sono le realtà professionali più solide, navigate, storiche, dando la possibilità a FNintendo di fare magari degli editoriali sui giochi post lancio, comunque efficace e importante per il curriculum di webzine in crescita, si è deciso di fare un all-in. Ma diamole a tutti ste copie e incrociamo le dita. Aiuto male. Senza giri di parole, l'unico risultato non è stato aumentare le vendite, ma una grandissima figuraccia. Una figuraccia che oggi non solo va a danno della proprietà intellettuale di The Pokémon Company e dei fan che hanno dovuto fare lo slalom tra i leak per non rovinarsi le sorprese di Spada e Scudo, ma un danno che soprattutto viene percepito dalle piccole realtà di tutto il mondo come FNintendo, dalle piccole webzine che cercano di emergere e diventare realtà più solide. Il mio timore è che dopo questo episodio si cominci a ragionare nel senso opposto rispetto a quello logico, ovvero anziché dire "mea culpa, io software house dovrei essere più selettiva", si arriverà a dire "bene, le webzine piccole cassate, caput, non daremo più niente a nessuno". Ed effettivamente è quello che sembra stia succedendo, perché FNintendo, dopo il comunicato di Nintendo, ha replicato con un altro comunicato nel quale ha esplicitato che il suo rapporto di collaborazione con Nintendo Portogallo è stato interrotto per sempre. In conclusione quindi di questa burrasca, credo che con questa storia siano 3 gli insegnamenti dei quali possiamo fare tesoro. Il primo, ovviamente, è che la proprietà intellettuale ha un valore, un peso, è apprezzabile economicamente parlando, e va giustamente tutelata in ogni forma possibile, sempre. Certo, come detto prima, il fare perno sui segreti commerciali nell'arte dovrebbe essere utilizzato come metodo per incentivare le vendite su contenuti effettivamente esistenti, senza scadere nella pubblicità ingannevole. Ma giustificando i leak con "quantomeno ci hanno orientato sugli acquisti", confondiamo un problema con un altro. Se un gioco non corrisponde all'immagine che aveva dato di sé, il problema sta nel come è stata svolta la campagna marketing, e il fatto che siano meno presenti i leak non cancella il tipo di pubblicità che è stata fatta. E poi, ragazzi, dai, guardiamoci in faccia: ad ogni singolo trailer di Pokémon Spada e Scudo, giustamente, sono state sollevate delle perplessità sull'aspetto tecnico del gioco, grafiche e animazioni. Non vi venite a dire che abbiamo scoperto con i leak che graficamente gli alberi non erano belli o le animazioni non curate. Doppio Calcio gira ufficialmente dall'E3 2019.
Il secondo insegnamento invece è legato alle realtà in crescita. Se siete in ascolto e avete un piccolo sito di recensioni o un piccolo canale sui videogiochi, quello che vi consiglio dal profondo del cuore è di fare le cose a piccoli passi. Chiedere l'aiuto e il sostegno delle software house, ma non avventurarvi in lavori che possono risultare troppo più grandi di voi. Cominciate dalle piccole cose, dalle piccole attività e piano piano vedrete che con il lavoro e l'impegno costante le cose cresceranno e arriverete anche ad avere la maturità, la professionalità e la coscienza di poter gestire lavori un po' più complicati e pesanti come una recensione di un gioco come Pokémon. Il terzo e secondo me più importante insegnamento va alle software house, in primis ovviamente a Nintendo Portogallo, ma in generale alle software house. Parte del vostro lavoro è indubbiamente quello di mostrarvi vicine alle community e questa cosa è bellissima. Vedere che oggi il mondo delle software house e il mondo delle community si sposano è uno dei più grandi piaceri del mondo dei videogiochi. Ciononostante, c'è una differenza tra coccolare i fan dei propri prodotti e dargli in mano dei lavori che non sono assolutamente in grado di svolgere senza un rischio di danni per tutti, come in questo caso. Perché poi si finisce a dare un segreto commerciale in mano a dei ragazzini, questi lo mandano a puttane e poi gli si punta pure il dito contro. Sarebbe come, ripeto, andare per strada da un passante, condividere con lui un segreto di stato e poi lamentarci se è andata circolando la password per le bombe atomiche. Ma ci siete o ci fate? Inoltre mi permetto di dire che trattare le recensioni dei videogiochi in modo così superficiale è un danno anche alla categoria stessa dei videogiochi, perché in altri settori come le serie TV o il cinema, sì, certo ci sono i leak, ma mai in maniera così epocale, ragazzi. Sarebbe come dire che ad un certo punto va in streaming l'ultimo film di Avengers su Twitch prima ancora della sua uscita, quando al massimo leakano i copioni di alcune battute. E questo succede perché nel campo cinematografico si è molto più selettivi con le recensioni e con i recensori. Andare sul palco dei Game Awards, dichiarare che l'industria dei videogiochi si mangia a colazione quella dei film e della musica messe insieme e poi assegnare la recensione di uno dei prodotti più importanti ad una realtà amatoriale è contraddittorio. Tanto quanto affidare la suddetta copia a dei ragazzini e poi puntargli il dito contro pubblicamente. Signori, abbiamo finito. Questo video era un po' particolare perché era a metà tra un video di attualità, un approfondimento legale e un poker relax. C'era un po' di tutto insieme, dei miei commenti personali sulla vicenda, nonché delle riflessioni che possono stimolare, secondo me, il dialogo nella community. Quindi la palla ora passa a voi. Sapevate di questa storia? Che cosa ne pensate? Secondo voi sono stati dannosi i leak? Chi è il vero colpevole ultimo? Fatemelo sapere nello spazio commenti di YouTube sulla discussione ufficiale di Pokémon Millennium. E se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like con risarcimento danni. Se non lo mettete, mi dovete 1.300.000. Minchia, non lo mettete, mi fate ricchissimo. In descrizione, oltre a Start Select, avete TT, il nostro sponsor di fiducia che vende magliette a tema anime, serie TV e videogiochi. Con il codice sconto Giovannone avete 1 euro di sconto su ogni acquisto, compresa la maglietta di Zawarudo. Ogni volta mi chiedete, oh, sempre, dove l'hai comprata, dove l'hai comprata? Sempre là, sempre su TT, ragazzi. Giovannone, shop e l'accattato. E vi permette di fermare il tempo, così se vi stanno arrestando perché avete riccato la roba, avete la possibilità di scappare. Io vi ricordo che stasera ore 20:45 vado in live su Twitch con Pokémon Rosso Poison Party. Abbiamo credo la quarta palestra, ma prima ancora di arrivare da Erika dobbiamo glitchare il gioco e catturare Missing No, ragazzi. Stasera catturiamo Missing No, quindi ci vediamo alle 20:45, non mancate. Ciao ragazzi!